Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Quest'oggi dobbiamo aprire delle porte misteriose e affrontare tutto quello che ci capiterà dopo che avremo aperto la porta. Capiteranno un sacco di cose brutte, un sacco di cose a tema horror, ma noi saremo coraggiosi, senza paura e vinceremo, giusto? Cosa? Vinciamo? Sai che cosa c'è dell'orrore oggi? Sì. Il tuo cappellino di Natale. Bene. L'ho detto. Ormai lo adorano tutti. Io ho letto i commenti, ho letto i consiglini, dicono tutti: Steph, tienilo, ti sta benissimo. Ragazzi, sei prego, l'ultima moda. Ma fatemelo togliere, non ne posso più. Ogni volta che entro su Minecraft lo devo vedere in queste condizioni. Basta, Steph. Cioè, era bello a Natale, prima di Natale, un pochino dopo di Natale, ma non a febbraio, ok? Iniziamo. Allora. Chi sceglie? Blu, verde. Questo è rosso. Sì, è allora, rosso Steph. Sangue no. Blu o verde? Però per il blu è il mio colore. Cioè, nel blu non succederà Vuoi nulla di male. Così nella prima? Sì, dai. Cioè, la prima blu è così? Secondo me, cioè, il centrale è sempre la trappola. Allora, io siccome sono sfortunato ho deciso che oggi ti seguo. Vai, scegli. Okay. Scegli. Ah. Vabbè, dai, non è troppo male. Sì. No, Steph. Quindi è blu di Aghiwaghi. Dobbiamo iniziare a collegare in questo modo? Ok. Probabilmente sì, magari le freghiamo se riusciamo allora, a ragionare campione, bene. Siamo pronti. Andiamo, non ho... Non mi avevi detto che sarebbe finita in questo modo oggi, non lo eh? Sapevo neanch'io. Appunto In realtà sì, l'ho creato io. Che dobbiamo fare? Allora, non lo so. Penso... Perché è vero, ragazzi, Steph mette le idee per tutte le mappe. Cioè le crea lui e non mi dice nulla. Quindi io arrivo qua e mi ritrovo sta roba. Ma il problema è che io do le idee, ma poi più o meno ci vogliono 2 settimane. Quindi io mi dimentico le mie stesse idee. Esatto, sì. Però credo che dobbiamo andare di qui. Sì, Steph, è tutto chiuso il resto. Però quindi... sto cercando di controllare perché ho un brutto presentimento. Aspetta, ti avviso io, vai. Capisci? Vai. Tutto a posto? No. Sì. No? Sì? Sì, sì, no, è fermo. Ok. No, è sparito! È sparito, corri. Corri, che corri. Anche a me lo stai dicendo. L'ho letteralmente visto scomparire davanti ai miei occhi, Steph. Lo stavo tenendo d'occhio. Ma... E io sono indietrissimo. Però qualcuno stavo... dietro di te? No, no, non mi voglio anche girare. Anche che siamo straveloci. No, non mi voglio girare. Sto prendendo tempo. Bene? Io sono molto indietro purtroppo, perché mi sono fermata a guardarlo. Quindi sto correndo come se non ci fosse un domani. Non mi posso girare. Usa l'inquadratura, così continui a correre mentre ti giri. No, 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 no. Non sono così forte. Mi sono incasinata. Lo vedo, sono indietrissimo. Sto tornando indietro. No, no, sei giusta, vai avanti. Aiuto, dove devo andare? Lì, 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 imbecille, guarda. Mi dice gira le inquadrature, maledetto, c'è qualcuno? Non mi sembra, corri, 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 corri. Però, allora, nel caso è lentissimo, sta un bidone. Sì, no, sembra tutto ok, Che dici? Non è che ci compare, no, nel dubbio andiamo avanti. No, l'ho visto. L'hai visto? Ho visto il braccio. Sei sicura? Sono sicura, Steph. Allora, ho visto il braccio. Cosa dobbiamo fare? No. Armati. Ho trovato un'arma. Io ho trovato una gamba. Ma io ho trovato un braccio. È tipo dobbiamo rosa. Dobbiamo fare chissimissi forse. Però ma dobbiamo farlo prima che arrivi. Penso proprio di sì. Però ma noi non dovevamo perdere tempo. Ah, è qui Steph. Steph, tieni il braccio. Tieni il braccio. Io cerco altro. Distrailo. Dove è finito? Non lo so. È no Steph, inizia a scomparire. Muoviti a trovare le cose. Allora ho 2 braccia. E quindi cos'altro dobbiamo trovare? Non c'è nulla. Ho trovato la testa. Steph sta tornando. Steph, penso di essere morta. Fede, credo che ci serva anche il corpo. Dove sono nascoste le robe? Non lo so. Ok. Ho trovato una cosa. Il corpo, il corpo, il corpo. Ok, moriamo però. Steph, non lo trovo. Stiamo per morire. Sì. Trovate, aspetta, vai, ci provo. Vai, 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 vai. Allora, testa, gamba, gamba, corpo, braccio e braccio. Ok. Ho creato Aghiwaghi rosa. Quindi chissimissi. Chissimissi. Ma sei cattiva oppure no? No, secondo me ci difende. Ehi. L'abbiamo creata, quindi ci difende. Oh, ci sta spia, comunque un guardone. Ma è arrivato Aghiwaghi. Ok. Secondo me lo stiamo distraendo perché gli abbiamo messo la fidanzata, capito? Ah, dici? Sì. Sì, vedi che fai i cuori. Ma questa cosa è terribile. Steph, sta roba, una storia più bella di Beautiful. Io davvero qui, ragazzi. Ma perché... ma perché si stanno pestando? Non ha funzionato la loro storia d'amore. Steph, ce ne dobbiamo andare. Dove? Non lo so. No, funzionerà. Speriamo che vinca chi si mise. Aspetta, magari sono, non lo so, è un combattimento d'affetto, capisci? Non mi sembra per cioè, sono 2 mostri. L'ha uccisa, no. No. I prossimi siamo noi, Steph. No. Nasconditi. Io mi metto in un angolo. Lasciami in pace. Magari è triste perché ha perso la compagna. Perché ha però ucciso la sua fidanzata. Speriamo. Allora, doveva essere un film d'amore, è diventato un film dell'orrore. Totalmente, aiuto. Ok, siamo salvi. Allora, queste sono le prossime, giusto? Siamo andati avanti, spero. Dici? Credo di sì. Sì, 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 sì. Anche sì, perché sì, se sì. Vuoi ti dico se qua c'è Aghiwaghi, spio io. Okay. Non c'è nulla, non c'è nulla. Allora, non sarà di nuovo blu, quindi dobbiamo scegliere tra rosso e verde. Mm-hmm. Ok, chi sceglie stavolta? Tu.
No, Steph, lo sai che sono sfortunata. Vai. Steph, io sono la persona più sfortunata sul pianeta Terra. Per, ricordati cosa ti ho insegnato. Spiega, dillo a voce alta, è una cosa che gli ho detto davvero nella vita reale. Steph mi ha detto che ogni volta che devo fare una scelta devo scegliere l'opposto di quello che sto pensando, perché così combatto la mia sfortuna. Ed è successo davvero, perché noi abbiamo fatto tipo carta, forbice e sasso per chi dava da mangiare ai gatti prima di dormire. Perché sì, ragazzi, i gatti fanno lo spuntino prima che noi ci addormentiamo. Ho fatto così proprio, ho scelto l'opposto di quello che stavo pensando, ho battuto Steph ed ho dovuto scendere lui a dar da mangiare ai gatti. Quindi funziona. Quindi, se dobbiamo seguire questa regola, diciamo il verde, perché a me non piace il colore verde, ma io adoro il rosso, quindi andiamo così. Non so, non sono sicuro che sia andata nel migliore dei modi. Però mi sembrano delle porte in cui dobbiamo affrontare i mostri horror. Quindi tecnicamente è quella giusta, se abbiamo qualcosa da affrontare. Che bello però il posto. Però aspetta, cos'è quel creeper robot? Cosa sono, Steph? Li buongiorno. Dobbiamo evitare perché non abbiamo armi. Che si fa? Sto cercando di capire anch'io, Fere. Sono tantissimi. Allora, c'è una porta? Ma che bello sto posto. La vedi la porta? Che succede? Sono morto. Ah, sei morto nella porta? Non ti avvicinare ai creeper. Ok. Ok. Io sono davanti alla porta, ma non c'è nulla. Il problema è se ti tocca il creeper. Ah, ok, perfetto. Non quindi... si può andare qua? No. Io sono andata correndo perché ho detto voglio battere il sistema, invece non ha funzionato. Altre idee? No, per niente. Ma che cos'è questa? C'è una batteria. Energia. Ok. 10%. Ok. Fere, credo che cadano le batterie a terra. Le dobbiamo raccogliere e dare. Eccole. Sì, non le avevo viste. Ma è geniale questa roba. È bellissimo. Forza, occhio, Ok. Mi raccomando. Fere, devo starnutire. Starnutisci. No, 20%, Steph. Mentre parlo non riesco ma a starnutire. Ma sì, Steph. Ragazzi, voi dovete sapere che prima o poi... Ma smetti di raccontare le cose devo mie. Devo registrare Steph che starnutisce. Perché avete presente che una persona normale fa e ciù, te fa e fuff, così. Non è vero. Vi giuro che ho imitato la vermetta. E lui cosa dice fa vedete, una bugiarda. 80%. E ora è qui. Ora è qui. Non ne azzecca una. Eccola. Di nuovo al centro, Steph. 90. Dai, l'ultima. E ora è qui. Eccola qui. Pista di no. Steph? Niente? No. Io non le vedo. Eccola. Le ho trovate tutte io alla fine. Un bidone sto qua. Tutto se fosse per te saresti ancora il 100%. Carica completata. Sono morti. La porta? Sono morti tutti i creeper. Sì, andiamo. Okay. No. Ah, qua c'è una chest. Vieni. Che dobbiamo vuota. Fare qua? Dobbiamo vedo un'altra qualcosa. Chest, ma c'è anche un animatronics. Allora, qui vuota. C'è un'altra cassa. Fare occhio dietro di te. Ah, porca miseria, non l'avevo visto. L'ho visto troppo tardi. Aiuto. Aprile. Vuota. Fare dietro. Che faccio? Non lo so. Allora, Fare, io te ho ne trovato... vai, Steph, mi sta camperando. Apri le casse, sì, non le posso le sto aprire già prendo, cioè, ma perché se mi fermo mi prendo. No, ce n'è un altro. Sono morta. Fare, vieni verso di me. Dove sei? Eccoti. Cavolo. Ci penso io. Ok. Dovrei avere... Credo, non ne sono sicuro. Quello che serve? No, ma mi campera, Steph, cioè... Continua a correre. Li sto facendo fuori. Ho un'arma potentissima. Ok. Ci sono quasi. Bravo. Ok, è andato. Dove sei? Dietro ti salvo, te, ti salvo. Te. Ok, vai via. Ah, ce l'abbiamo fatta. Posso forse fare l'obiettivo uno? Era ucciderlo, sì, e salvarmi. Perché in effetti nella foto c'era lui. Eh sì. È vero. Ok. Allora, teoricamente il ragionamento in questo caso è semplice. Blu è fatto, verde è fatto. Andiamo nella rossa. Per forza di cose. Ok. Among Us. Ok, Among Us impostore. Among Us. Sopravvivi 3 minuti dall'impostore. Come? Come? Però, ma è la nostra mappa? Me lo stavo chiedendo anch'io. Però mi sembra leggermente diversa. Anche a me. Che succede? Per c'è l'impostore? Ah! Le ventole ci teletrasportano. Ok. Quindi allora aspetto che mi arrivi addosso l'impostore e poi scappo. No, ma anche l'impostore si teletrasporta, aiuto! Ok. Ciao, Steph. Muoviamoci insieme. Ho appena visto l'impostore, Fere. Okay. Non mi ricordo più, vero? Io ho visto solo tipo... No, comunque è diversa dalla nostra mappa. Sì, esatto, bella, è diversa. Però, il nostro team l'ha migliorata, no? È molto bella. Molto bella. Occhio. Oh, corri! Fere, dov'è una vente? Qui in infermeria. Veloce. Corri. Io ho girato, vado al corridoio, ce l'ha con me. Ok. No, per no! Aiuto, c'è qui sta per quasi di fronte. E qui dietro di te non sta più capendo nulla. Esatto. Ma qui non c'è una vente. Secondo me l'abbiamo confuso con le ventole, capito? Steph, ma che si sta teletrasportando? Mi sembra che ce ne sono più di uno. Te l'ho detto che prende... No, è uno. Ah!
Scappa, scappa. Che paura. Fa venire un'ansia. Fere, manca più di un minuto ancora. Ce l'ha com'è? Comunque al radar hai notato che corre sempre verso di noi? Sì, sì, sì. È stranissimo. Mannaggia. L'ho visto in caffetteria da te. Sì, sì, da me. Te lo porto, arrivo. No, 20 secondi, Fere. Lasciami in pace. No, 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 la riprendo. Occhioli. Sei salva? Ok, più o meno. 10. Fere, dietro di te. Scappo. Aiuto. Adesso, se mi segue, sono morta. Penso che mi abbia seguito. Però devo correre per 5 secondi. 3. 2. 1. Andata. Dietro. Mamma mia, che ansia. Terribile, terribile. Sono cambiati i colori. Sì. Non c'è più il verde. Però c'è l'arancione. Sì. E beh. Che arancione chi c'è? Non lo so. Ah. Vabbè, effettivamente sì. Va bene, va bene. Lo accettiamo. No, basta. Quante volte abbiamo giocato a sto gioco, Steph? Io non ne posso più, guarda. Fere, ma è buio. Vedi che non si vediamo. Non vede niente. Ma si accendono le luci, scusate. No, senti? No, Fere. Credo che dobbiamo giocare al buio. Dobbiamo giocare al buio ascoltando. Non vedo nulla. Ma sei pazzo, è impossibile. Non vediamo niente. Ok. Dimmi da... Io cerco di prendere il tempismo. Perfetto. Ok. Occhio perché scusa, potrebbe diventare Steph, più veloce. Non riesco a parlare. Lo so, lo so. C'è molta ansia in questo momento. E non sappiamo. Non so la fine. Esatto. Certo che vedere a terra e vedere del sangue è più veloce. Ok. Sì. Sì, 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 sì. Ok. È terribile. Siamo. Lo so. È molto più ansiogeno così, eh. Ero quasi morta. Timida. Io mi fermo sempre un po' prima. Sì, anch'io. È più veloce. Ok. Dai, in poi ci muoviamo un poco. La domanda è quanto dov'è ci manca? Dov'è la fine? Ok. No, è ancora peggio. Ma sei pazzo. Io è sempre più veloce. Io mi sono incasinato. Adesso? No, Steph! Speravo non se ne fosse accorto. No, anche al buio. Ho finito. Davvero? Ho finito. C'è la riga. Ho finito. Ho finito. Ma devi finire pure tu. Mi sai sì. Perché alla fine, Steph, non è grandissima la stanza. Non sembra. Esatto. È solo la sensazione. È terribile. Occhio. Fere, parla tu. Occhio. Hai finito, eh? Vai, vai, hai finito. Avevo i piedi della bambola a fianco, ero proprio sì, lì. Sì, ti ho visto, eri proprio a fianco. Ero proprio al centro. Comunque, ti dicevo, vedendola bene, non era esageratamente enorme come stanza. Era, secondo me, più la percezione del fatto che non potevamo vedere. Sì, ma che ansia. Mamma mia, è stato terribile. Abbiamo completato tutte le porte. Ci siamo tornati all'inizio e lo riconosco dal pavimento. Beh, una bella esperienza, una non bella proprio. Esperienza. Ci siamo divertiti, ci siamo. È stata una bella gita. La prossima gita a scuola con Solini a fare le porte horror. Bello, bello. Comunque, ci fermiamo così. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao. Ciao.